Pensa ai tuoi cibi preferiti. Cosa ti viene in mente? La torta della nonna? Gnocchi con il ragù? Una bella pizza oppure la lasagna di tua madre? Oh, e che ne dici di una aragosta? Io ci sto, me la mangio ben volentieri. Ovviamente adoriamo questo comfort food perché ha un buon sapore. Ma ci sono anche delle ragioni psicologiche che spiegano il motivo per cui lo desideriamo così tanto? Certo che ci sono, ed ecco qui l'elenco. 1. Il comfort food ci ricorda la nostra infanzia. Il comfort food ci ricorda il cibo fatto in casa che mangiavamo da bambini. Ci ricorda quei momenti felici intorno al tavolo, sia che si trattasse di una festa in famiglia, di una cena o di una vacanza. Il cibo che mangiavamo da piccoli ci riporta a un periodo semplice, un tempo completamente diverso rispetto a quello dell'età adulta. E per ritornare a quei momenti felici ci viene istintivo aggiungere alcuni di quegli alimenti che mangiavamo a quel tempo. 2. Ci fa sentire meglio. Hai presente la tipica scena nel film d'amore dove si vede la ragazza buttata a letto che piange perché è stata lasciata mentre mangia un secchio di gelato? Il comfort food è un alimento che di solito è composto da zucchero e che è ricco di carboidrati. Gli alimenti con questo contenuto, zucchero, grassi e carboidrati, fanno sì che il nostro cervello ci invii un segnale di felicità, dandoci un temporaneo senso di benessere e mettendoci di buon umore. Inoltre, se quello spuntino ti ricorda la tua infanzia, l'ansia è ancora più confortante. Pensaci, non si vede mai una ragazza che piange e si mangia delle carote, non è così? 3. Il comfort food influisce sulla chimica nel nostro cervello. Non voglio confonderti con tanti dettagli scientifici, ma quelle sostanze chimiche della felicità che ho citato prima sono il modo in cui ti ricompensa il cervello. Diciamo che ti senti depresso e ti viene voglia di mangiare un bel piattone di pasta. Quando ti senti giù, il tuo cervello invia delle sostanze chimiche di tristezza. Se mangi la pasta che è ricca di carboidrati, ottieni una gratificazione istantanea grazie a una dose di sostanze chimiche della felicità che vengono inviate dal tuo cervello. Evviva! E così ti senti subito appagato e soddisfatto. Quindi il desiderio di mangiare comfort food non è colpa tua. Ah, ora sì che mi sento meglio. 4. È un modo semplice per automedicarti. Sappiamo come funziona. Mangi a causa dello stress e quando mangiamo a causa dello stress molto probabilmente vogliamo delle patatine salate o i nostri biscotti preferiti. Sì, so cosa si prova. Quando proviamo emozioni negative è il momento in cui desideriamo maggiormente il comfort food. È di nuovo una questione di chimica nel cervello. Potremmo persino ritrovarci a pensare: ehi, ma sto attraversando un periodo difficile, me lo merito un bel cornetto. Attenzione però, questo tipo di pensiero può portare a un ciclo malsano di mangiare in eccesso. 5. Ci aiuta con la solitudine e altre emozioni negative. Forse ti sei trasferito lontano dal luogo in cui vivevi da bambino e non vedi la tua famiglia da un po'. Magari ti senti emarginato e solo, e quindi ti ritrovi a pensare al passato, a quando stavate tutti insieme, diciamo, attorno al tavolo per Natale. Cibo e famiglia tendono ad andare di pari passo. Forse inizi a desiderare quella torta che faceva sempre la nonna per le feste. E così ti rechi al supermercato e trovi una torta e ti senti meglio, anche se non è buona come quella della nonna. E magari ti dà una sensazione di serenità e sicurezza. Meno male che ci sei tu. 6. Le occasioni speciali. Parlando della torta della nonna a Natale, ecco perché le vacanze sono associate sempre al cibo. Probabilmente senti un senso di nostalgia durante le vacanze e non vedi l'ora di mettere le mani su quel cibo a cui sei così affezionato. Sì, è assolutamente possibile provare nostalgia per il cibo. Mangiare quel cibo associato a quella nostalgia fa sì che il nostro cervello invii una serie di sostanze chimiche di felicità. E ehi, del resto è un'occasione speciale, non è vero? 7. È ottimo per distrarsi. Non hai voglia di studiare per quell'esame, fare tutti quei compiti o magari sbrigare il lavoro arretrato. La cosa che ti viene da fare è mangiare uno spuntino, giusto? Ma sicuramente le situazioni citate sopra ci stanno causando alti livelli di stress. E così vogliamo prendere quello spuntino dolce o salato per soddisfare la nostra brama di una deliziosa distrazione che ci dà una sensazione di felicità, almeno per un po'. 8. Percepiamo l'odore del comfort food ovunque. Ovviamente il senso dell'olfatto e del gusto sono alquanto interconnessi. Soltanto sentire l'odore del comfort food può farci venire l'acquolina in bocca. Quell'odore può essere associato a dei bei ricordi, come la casa dove sei cresciuto o la sagra del tuo paese. Qui sto parlando del cibo fritto in particolare. Ad esempio, supponiamo che stai in una zona dove ci sono molti fast food.
Quando senti l'odore di quel cibo fritto, potresti pensare a quando eri un bambino e la mamma ti portava al fast food come occasione speciale. L'odore è una cosa molto potente che può essere associata ai ricordi tanto quanto agli altri sensi. 9. Associamo il comfort food alle relazioni. Abbiamo parlato della nonna e della sua torta e possiamo anche associare il comfort food alla cucina della mamma, agli amici d'infanzia, amici attuali o forse anche a uno dei primi incontri con il nostro partner. Se ci pensi, cibo e relazioni vanno di pari passo, anche al di fuori delle riunioni di famiglia. Diciamo che al tuo primo appuntamento con il tuo coniuge o il tuo attuale partner sei andato alla sagra del paese e hai preso un delizioso hot dog e uno snack al formaggio. Ora, se ti manca il tuo partner o avete avuto una discussione, potresti desiderare un hot dog perché ti ricorda i bei momenti. Inoltre, chi è che non ama il cibo delle sagre? 10. Sembra delizioso e invitante. Passi davanti a una pasticceria e vedi un'esposizione di bellissime torte nella vetrina e finisci per uscire con un bel biscottone glassato. Se vediamo qualcosa di attraente, vogliamo farne parte o averlo tutto per noi. È solo una normale reazione umana. Mangiando un adorabile biscotto, ci sentiamo come se stessimo assumendo un po' di quella carineria. Oppure vedi uno spot televisivo che presenta un bel piatto di nachos. Puoi vedere il formaggio che si scioglie, il vapore che esce dalla carne e le verdure invitanti. Ti fa venire l'acquolina in bocca? La vista gioca un ruolo fondamentale nel decidere quali alimenti vogliamo mangiare. L'aspetto del comfort food può scatenare il desiderio di mangiarlo. 11. Il comfort food è parte integrante della nostra cultura. Ogni cultura ha il suo comfort food. Il comfort food non fa parte della tua vita da sempre? Quante volte durante l'infanzia hai sentito dire «Va bene, andiamo a prendere un gelato e vedrai che tutto andrà bene» o qualcosa del genere? Il comfort food è radicato profondamente nelle nostre abitudini. Il Natale non è completo senza il panettone. Gli eventi sportivi spesso si guardano mentre si mangia cibo del fast food. L'hot dog va di pari passo con il baseball. E cosa sarebbe Halloween senza dolcetto o scherzetto? Inoltre, non ti sembra che tutti noi tendiamo a voler trasmettere queste tradizioni ai nostri figli? Il comfort food è solo una parte deliziosa della vita. E adesso ho fame! Dovremmo stare attenti però. Desiderare il comfort food può portare a un eccesso di cibo e un aumento di peso. E qui mi viene in mente un vecchio detto, il troppo storpia. Se hai voglia di mangiare il comfort food, fai un passo indietro e rifletti. Hai davvero fame? O vuoi questo cibo perché ti senti annoiato, giù di morale o sei stressato? Prova invece a bere acqua o a mangiare uno spuntino sano. O canalizza i tuoi sentimenti in modo costruttivo. Vai a correre, porta a spasso il cane o chiama un amico. Non devi bloccarti in un ciclo malsano. Avrai voglia di mangiare il comfort food e ci sta. Basta ricordare che la moderazione è la chiave. Ora è il tuo turno. Quale comfort food preferisci? Fammi sapere nei commenti. Se hai imparato qualcosa di nuovo da questo video, dagli un mi piace e condividilo con un amico. Non mangiarti subito una torta, abbiamo oltre 2000 fantastici video da farti gustare. Basta fare clic a sinistra o a destra e divertirti. Ricorda, resta sul lato positivo della vita.